Buongiorno a tutti quanti. La settimana scorsa abbiamo parlato di aiuto e di integratori. Ricordate, abbiamo letto il Salmo 121, quello che comincia con il versetto: alzo i miei occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. E avevamo visto che l'aiuto veniva solo e solamente da Dio, ma che nonostante l'aiuto di Dio, comunque come credenti avevamo bisogno di quello che avevamo detto erano gli integratori, cose che facevano bene al mio fisico spirituale. Erano la lettura della Bibbia, la lettura della parola di Dio, la partecipazione alla comunità locale, alla chiesa locale, e soprattutto la preghiera costante. Ma sapete che cosa succede? Il Salmo 121 è un salmo che normalmente, quando lo leggiamo, quando andiamo sul Salmo 121, quando le cose vanno male, quando le cose vanno pessimamente, quando ci siamo in un momento di scoraggiamento, come in questo momento possono essere i nostri fratelli nigeriani che non sanno dove andranno a fare la scadenza, lo leggiamo cercando aiuto in quelle situazioni, nei problemi della nostra vita, un problema familiare, un problema di salute, un problema, una preoccupazione. È raro, non dico che non succeda, ma è raro. Lo leggiamo quando tutte le cose vanno, quando tutte le cose sono positive, quando siamo molto motivati e quando siamo impegnati a fare. È difficile che diciamo il Salmo 121. Perché? Perché ci sentiamo forti, ci sentiamo potenti. Perché? Sapete, la vita non è soltanto una battaglia. Sarebbe brutto se dovessimo pensare che la vita è esclusivamente battaglia. Ma la vita è soprattutto agire, proiettarsi verso il futuro, fare. La vita è costruire, la vita è imparare, la vita è avere sogni, la vita è essere motivati, la vita è inseguire obiettivi, la vita è far crescere nel frattempo che facciamo crescere gli altri. Questa è quella che è la nostra vita. Non è soltanto battaglia, non è soltanto cose difficili. Perché? Per fare tutto quello che devo fare nella mia vita non mi serve soltanto un aiuto, non mi serve soltanto un aiuto e non mi servono soltanto dei buoni integratori, perché tutto quello che ho detto serve una grande quantità di energia, una grande quantità di, l'abbiamo cantato, di potenza, Gesù, potenza del Signore. Come definireste la parola potenza? Io, come sempre, vi propongo una definizione, che è quella dell'enciclopedia Treccani. Cosa pensate quando dico potenza? Pensate, che ne so, al motore di una Formula 1? Potente. Pensate a un toro, che è potente. Alle cascate del Niagara, che sono potenti. A un pugile sul ring, che è potente. A cosa vi viene in mente? Questa è la definizione che ne fa l'enciclopedia Treccani, che dice: Treccani, dal latino potentia, derivazione da potent, potentis, participio passato di posse, che significa io posso, io posso. La definizione è condizione di chi può influire su qualche cosa o qualcuno. Simile, quel segnetto che c'è significa simile, quelle due lineette sembrano una, simile a autorevolezza, autorità, forza, importanza, peso. In fisica la potenza è definita come l'energia trasferita da un sistema ad un altro in un tempo prestabilito. Tutto chiaro, vero? Cerchiamo di provare a fare qualche esempio che forse ve lo rende un pochino, sperando di renderlo un pochino più chiaro. Allora, supponiamo che io devo
spostare 1000 quintali da un posto a un altro. Mi serve un motore, un trattore, un camion che abbia la forza per farlo, la forza per farlo, che faccia sì che io posso spostare 1000 quintali, che abbia forza, che abbia importanza, che abbia peso. Mi serve un motore potente. Se invece fossi un pugile che devo mandare KO all'avversario, devo colpire con abbastanza forza, con abbastanza importanza, il mio pugno deve avere un certo peso per metterlo a terra. Mi serve un pugno potente. Passiamo alla seconda parte, la definizione fisica. La definizione della fisica mi dice che la potenza è qualcosa che posso trasferire da un sistema a un altro. Che cosa significa? Che io ho una scatola dove ho la potenza, no? Mi immaginate che la potenza sia dentro una scatola, e questa cosa che sta dentro questa scatola la posso prendere e portare da questa scatola e metterla in un'altra scatola dove non c'è la potenza, per cui è qualche cosa che posso portare da qua a qua. Poi, se volete essere specifici, il trasferimento di potenza si chiama lavoro efficace, però questa è fisica e non lo lasciamo perdere. Per cui è una cosa che io porto da qua, immaginate, no? Questo che cos'è? Questo è un alimentatore, power, è una batteria di ricarica. Allora, io qua dentro ho la potenza, no? Sotto forma di corrente. Okay. Cosa succede? Quando io ho il caricatore scarico, il mio telefonino è scarico, cosa faccio? Semplicemente lo collego, faccio clic qua e sto trasferendo la potenza da questo sistema, dalla batteria, a questo sistema. La potenza che sta qua dentro mi dà la capacità di fare telefonate, di fare messaggi, di fare fotografie. Mi serve la potenza per fare. Questo vale per la vita materiale, anche per la vita del cellulare e per tante altre cose. Ma per la mia vita spirituale, come la vedo? Perché anche nella mia vita spirituale mi serve potenza. Anche nella mia vita di credente mi serve potenza. Da dove prendo la potenza? Da dove prendo la potenza per fare per Gesù? Perché dico fare per Gesù? Perché Gesù mi chiede non soltanto di sopravvivere a me stesso e di venire in chiesa, ma mi serve, non soltanto mi chiede di fare battaglie, vincerle, chiedendo il suo aiuto, ma mi chiede soprattutto di fare in questo mondo. Vi ricordate le penultime parole che Dio, che Gesù ha detto? No, le penultime parole. Mi dai la prossima slide? Questo lo conosciamo come sono le penultime parole, dopo vediamo perché. Sono le penultime parole che Gesù ha detto e vengono spesso chiamate il grande mandato, che dice così, Matteo 28, 19, 20. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Mica semplice quello che mi chiedi, non è che è così. Ammetterete che per fare questo ci vuole un bel po' di energia, ci vuole un bel po' di potenza. A quale batteria posso attingere? Dove sta la potenza di Cristo? Dov'è la potenza di Cristo? Io ho fatto un piccolo studio molto breve della parola potenza all'interno della soltanto il Nuovo Testamento, se lo estendevamo tutto quanto la Bibbia sarebbe stata un po' più lungo. Nel Nuovo Testamento la parola potenza è usata 89 volte. 81 volte su 89 è seguita dalle parole di Dio. Ci sono soltanto tre esempi. Marco 12:24. Gesù disse loro: non errate voi proprio perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. E poi Luca 22:69.
ma da ora in avanti il figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio. Romani 1,16. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di Dio, crede da Giudeo prima e poi. Secondo la Bibbia, dove è la potenza che mi serve? È una domanda, dov'è la potenza? Dov'è la batteria a cui agganciarmi? Dove sta la batteria? Per adempiere la grande mandata. In Dio c'è la potenza. In Dio c'è la potenza. Ora la potenza, la parola potenza in greco, in originale, è dinamis. Potenza, dinamis. Vi viene in mente qualche cosa, qualche assonanza? Che cosa vi fa pensare? Dinamis? Alla dinamite. Alla dinamite. Che cos'è la dinamite? La dinamite è un potente esplosivo. La potenza di Dio non è semplicemente energia. Non è l'energia così generica come dice la New Age, l'energia cosmica. No, no. È una potenza che ha una capacità esplosiva. Io quando leggo Genesi 1 e nel brano che lui dice, dove dice sia la luce e luce fu, io non mi immagino che Dio abbia acceso un pochino per volta, accende una lucetta qua, una stella là, poi accende il sole. No, io me l'immagino come un non c'è luce, c'è luce, boom, esplosione. È un'esplosione, quella è la potenza di Dio. Ora però c'è un problema: noi abbiamo la potenza del sistema Dio, no? Abbiamo detto che la potenza si può trasportare da un sistema a un altro sistema. Questa è la potenza del sistema Dio, che è tutta quanta la potenza che è mai esistita, perché è la potenza che ha creato il mondo. Figuratevi che potenza che è. E questo è il sistema Marco, no? Ora, come faccio a portare la potenza dal sistema Dio al sistema Marco? Come faccio? Quello che ho letto in Matteo 28 erano le penultime parole, ho detto. Perché nelle ultime parole, Dio mi dà il filo. Dio nelle ultime parole che ci ha detto mi dà il filo per connettere, o se volete, attualmente se siamo più moderni c'è pure il collegamento wireless, però non mi veniva bene, non si vedono le onde elettromagnetiche, per cui ho preferito un filo. Mi dà il filo per connettere la potenza di Dio, il sistema potenza di Dio, al sistema impotenza di Marco. Atti 1:8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria fino all'estremità della terra. Grazie, Spirito Santo. Ecco le figlie. Ecco come riesco ad attingere la dinamica di Dio attraverso lo Spirito Santo. Però mi sono posto la domanda: a quale scopo Dio mi concede di avere la sua medesima potenza? Perché a me basterebbe molto meno di potenza. Invece Gesù e anche Paolo dicono che Dio ci dà tutta potenza. Che ci faccio con tutta questa potenza? È troppa per la mia vita. Che prova? Cosa si aspetta lui di me? Cosa devo fare della potenza di Dio? Fino adesso abbiamo fatto uno studio sulla parola potenza, no? Però la potenza coinvolge anche le parole potente, potenti, potente, potente. Le parole potente o potenti sono presenti 35 volte nel Nuovo Testamento e 33 volte su 35 la parola potente, potenti è preceduta dalle parole, dalla parola opere. Matteo 13:54. Recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga.
così che si stupivano e dicevano: da dove gli vengono tanti pazienti, tanta sapienza e queste opere potenti? Luca 19,37. Quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto. Oppure Atti 8,13. Simone credette anche lui e dopo essere stato battezzato stava sempre con Filippo e restava meravigliato vedendo i segni e le grandi opere potenti che venivano fatte. La potenza serve per fare che cosa? La potenza non è una forza che rimane lì, ma la potenza diventa lavoro, diventa opera. Quando la trasferisco dal sistema Dio al sistema Marco, non è per riempirmi di potenza e per essere potenti come è potente Dio. Assolutamente. La potenza che Dio ci concede ha uno scopo ben preciso, è fare. Efesini 2,10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Oppure Giovanni 14,12. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli opere che faccio io e ne farà di maggiori perché io me ne vado al Padre. La potenza che mi concede non riguarda me, ma riguarda me. Non è a uno scopo, non riguarda me. Io sono, o semplicemente dovrei essere, il terminale della potenza di Dio, il terminale della potenza di Dio, dove Dio incontra coloro che non lo conoscono, coloro che lo negano, coloro che lo combattono, per far sì che quella potenza, la stessa potenza di Dio, entri attraverso di me nelle loro vite e abbia l'effetto della dinamite, boom, scoppia all'interno delle vite degli altri. Non siamo noi, non sono io, non è la potenza la mia, ma è Dio. Seconda Corinzi 4, Paolo dice così: ma noi abbiamo questo tesoro in vaso di terra, perché questa grande potenza sia attribuita a Dio, non a noi. Noi non siamo perché, sì, è vero, noi agli occhi del Padre siamo preziosi, perché siamo suoi figli. Ma nel valore generale della creazione, come esseri umani, come esseri fisici, non è che siamo molto utenti. Paolo lo mette bene, siamo come vasi di terra. Come è un vaso in terra? Fragile. Cioè, per esempio, i vasi che tu mettiamo in fiori, basta che li lasci un inverno fuori, l'inverno dopo non c'è rimasto più niente. Li sbotti un pochino, non li fanno più come una volta questi vasi, si rompono subito. Qualcosa di umile, fragile, poco potente. Quando dico potenza, non vi immaginate un vaso di coccio, vero? Un vaso di contenuto, è l'ultima cosa che vi immaginate. Ma nonostante siamo dei vasi di terra, siamo chiamati a fare opere potenti. Gesù ha detto che noi faremo opere più grandi di lui. Perché? Perché lui è passato al Padre e ci ha dato lo Spirito Santo. Ci ha dato lo Spirito Santo, fratelli. Ora, c'è qualcosa che possa fermare il piano di Dio? C'è qualcosa che possa fermare Dio nel suo piano? C'è qualcosa che possa fermare? Qual è la volontà di Dio? La volontà di Dio, ce lo dice la parola, è quella che ciascuno arrivi a salvazione. Che tutti abbiano nella vita la possibilità di ascoltare almeno una volta nella loro vita l'Evangelo, la buona novella di Gesù. Allora, c'è in questo piano qualcosa che può essere, che lo può fermare? Vorrei rispondervi di no, ma purtroppo la risposta è sì. La risposta è sì. Le opere potenti possono essere rallentate,
possono essere ostacolate, hindered, possono essere fermate per un tempo, per un tempo. Poi Dio farà quello che è nella sua volontà. Però le opere potenti del Signore possono essere fermate. Le grandi evangelizzazioni, le conversioni di interi paesi, la guarigione da una malattia, da più malattie, la liberazione da una dipendenza, da un demone, la crescita di una chiesa, possono essere rallentate, possono essere ostacolate, possono essere fermate. Da chi? Ti stai chiedendo da chi può essere ostacolato? Da me, da te. Dai la prossima. Matteo 13, 54-58. Gesù, recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, così che si turbavano e dicevano: da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria, e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose? E si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato che nella sua patria, se in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Gesù non fece molte opere. Gesù era tornato a casa sua, era la persona che conoscevano, l'avevano visto crescere. Lui era andato a Betlemme, ma poi si era trasferito a Nazareth. Che cosa faceva? Faceva il falegname insieme a Giuseppe. Chissà quante sedie e quanti tavoli e quante credenze ha riparato Gesù in quelle case. Chissà quante volte è andato a inchiodare tavoli nelle case delle persone di Betlemme, di Nazareth. Le sue, ma la sua il ritorno non è un ritorno buono, è un ritorno di uno che prima conoscevano come falegname e adesso vedevano in altra veste. Erano, dice la parola, increduli. E poi torniamo su questa parola. Vi dico che in questo momento Gesù aveva già fatto una quantità di opere potenti. Aveva guarito lebbrosi, aveva ridato la vista ai ciechi, aveva fatto camminare i paralitici, aveva confortato le vedove e tutti quelli che gli chiedevano conforto. Ma la gente che lo conosceva, quelli che avevano visto crescere Gesù, avevano preso a valutare che in quel giovane uomo che loro conoscevano come falegname non poteva esserci tutta quella potenza. Ma chi? Figlio della Maria, del Pepe. Ma chi? Figlio del Pepe falegname. Ma vai, non è possibile, no, no. Ma non può fare tutte queste cose, ma io so da chi lo sa come fa. Ma comunque merito suo. Qualche volta i peggiori nemici della potenza di Dio sono proprio le persone che conoscono Gesù. Quelle persone conoscevano Gesù. Quelle persone avevano visto crescere Gesù. Quelle persone erano amiche di Gesù. Erano increduli. Coloro che conoscono Gesù. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Qualcuna ne fece. Le persone non furono guarite, il nome di Dio non venne esaltato, le persone non conobbero e non vennero a Cristo. La parola incredulità l'abbiamo già vista qualche predicazione fa verso marzo, quando abbiamo parlato delle tempeste. Incredulità in greco è apistia. Pistis, fede, A, alfa privativo, A, pistia, senza fede, come dire amorale, io sono senza una morale, alfa privativo. Per cui, apistia significa senza fede, non è incredulità, non avevano fede, non avevano fiducia di Gesù, non avevano fiducia. Come credente, spesso mi capita
di non avere fiducia in Gesù. Ti fidi di Gesù? Ti fidi di Gesù? Oppure valuti perché quello che ti chiede di fare, il grande mandato, abbiamo letto, e quello non è che è per Marco, Janet e Speranza che sono i leader della Chiesa, quello è ognuno di noi, quello è il grande mandato ai credenti. Andate e parlate di me, portate gloria al nome del mio Padre, convertite le persone, e quello ognuno di noi lo deve fare. Valuti che il grande mandato, andate dunque, fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzati nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E per fare questo dici, non ho abbastanza potenza, non ho abbastanza tempo, non ho abbastanza soldi, non ho abbastanza gioventù, non ho abbastanza fisico. Hai fiducia che se ti impegni per Gesù, Gesù ti darà potenza? Oppure, quando Gesù ti chiede di fare tutto questo, ti fermi e valuti il tuo tempo? I tuoi soldi, sono sempre di me, non basta. La tua età, ma io sono vecchio, o io sono troppo giovane per fare questo. Le tue malattie, oh no, proprio adesso che ho questa malattia, adesso casomai, se guarisco, parlo di Gesù, se guarisco. E hai detto a Gesù, magari non consapevolmente, guarda Gesù, io più di questo non posso, non chiedermi perché non posso. Qua c'è tutta l'energia che vuoi. Dove è lo Spirito Santo in te? Se tu chiedi lo Spirito Santo, Gesù te lo darà. Paolo, parlando a persone di Roma, non ebrei, i gentili, dice questo. Romani 1:11-23. Allo stesso modo, anche quelli che non perseguono, allo stesso modo anche quelli, se non perseverano, sta parlando dei gentili, se non perseverano nella loro incredulità, apistia, mancanza di fede, nella loro mancanza di fede, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestare di nuovo. Se Dio ha la potenza di innestare dei non credenti, delle persone che non credono, che lo lottano, perché quelli di Roma lottavano contro Cristo, se Dio ha la potenza di innestare questo, ti pare che non abbia la potenza di innestare in te una nuova forza? Dio ha la potenza di innestare in un non credente. Figurati in un credente, tu che lo conosci da tempo. Cosa può fare nella tua vita? Cosa può germogliare dal gesto che mette Dio nella tua anima attraverso la sua potenza? Ma c'è un solo ma. Se tu torni a credere nella potenza di Dio, se tu connetti la potenza di Dio, della potenza che sta nel sistema Dio, alla impotenza del sistema Marco, Giuseppe, Maria, Pasquale, Gersomina, qualsiasi, attraverso lo Spirito Santo. Solo se accetti di essere un mezzo attraverso cui Gesù arriva al mondo. Dio non ha altri mezzi che te per arrivare al mondo. Se tu non parli di Cristo, nessuno saprà di Cristo. Solo se tu ti impegni a ricevere lo Spirito Santo e ad utilizzarlo non per te, perché lo Spirito Santo non è per te, è per gli altri. Utilizzarlo il cavo di connessione tra la potenza di Dio e le opere potenti che vuole fare attraverso di te. Se tu rifiuti, cosa succede? Dio non evangelizzerà, no, Dio troverà altro, Dio trova altro. Ma la tua scelta rallenta la volontà di Dio, ostacola la volontà di Dio, perché lui aveva scelto te, non aveva scelto altri. Se tu accetti
accetti invece, se tu accetti invece, se tu hai fiducia nella potenza di Dio, farai anche tu le opere che faccio io e ne farai di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Parafrasi di Giovanni 14, 12. Mi dai l'ultima? L'ultima è una pagina bianca. Io non posso scriverla. E nemmeno Gesù. L'ultima pagina la devi scrivere te. Prima c'è il peccato. Grazie Signore della tua potenza. Grazie che tu sei onnipotente, tutta la potenza in te, che in te risiede tutta la potenza del mondo, la potenza della creazione in te, e che questa potenza tu la metti a disposizione. Grazie Signore dello Spirito Santo, che è il cavo che connette la tua potenza con me. Se tu mi hai ascoltato oggi e sei stato colpito, sei stata colpita da qualche cosa, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio attingere la tua potenza, io voglio prendere la tua potenza, voglio collegarmi attraverso lo Spirito Santo a quella potenza, perché voglio adempiere al grande mandato, a quello che tu mi hai lasciato nelle ultime parole, a quello che tu mi hai detto di fare, di andare e di parlare di te, di portare l'Evangelo a tutti quanti. Signore, aiutami ad avere Spirito Santo e aiutami a non essere senza fiducia, ma di fidarmi di te, di fidarmi che quello che tu mi hai detto farai, e che io posso essere ancora innestato, posso essere ancora innestato dai frutti, che la mia volontà è quella di obbedire a te e di portare frutti e la gloria al Signore. Questo te lo prego nel tuo santo